Ciao a tutti, il coronavirus mi costringe a stare in casa e quindi colgo l'opportunità per mostrarvi il mio ultimo progetto, che è in questo fly case. Sto costruendo una regia video mobile per quattro telecamere e in questo fly case, che è una parte della regia mobile, ci sono tre funzioni, che sono i tally light, che sono quelle luci che si accendono sopra le telecamere, quindi per dare il segnale verso le telecamere, e poi c'è l'intercom per le comunicazioni tra regia e cameraman bidirezionale, e infine il power system, cioè l'alimentazione a tutto il sistema. Adesso apro il fly case così potrete vedere in dettaglio tutto quanto, ve lo spiegherò in dettaglio. Ok, qui potete vedere intanto la parte il retro del fly case. Ho messo delle molle che tengono il collo di cigno, poi lo vedrete in azione, e il microfono che adesso monterò. Adesso rimuovo tutto quanto. Ok, ecco fatto, questo è pronto. Ok, ho montato il collo di cigno con il microfono. Qui c'è il mixer audio, poi lo spiegherò. E a fianco al collo di cigno c'è uno switch che consente di o avere il microfono in modo continuo, quindi sempre aperto, oppure spostando lo switch in questo modo, metterlo sotto pulsante, in modo che quando si vuole parlare bisogna premere il pulsante. Ho realizzato questo sistema tenendo in mente il fatto di avere un buon rapporto tra la qualità e i costi. In questo caso, per l'intercom con i cameraman, non è necessario avere una grandissima qualità, e quindi ho scelto delle apparecchiature che funzionino, che siano funzionali per questo tipo di lavoro che devono fare, ma che non abbiano un costo eccessivo. Quindi il mixer è un mixer della Behringer, fatto per essere montato a rack, che costa intorno ai 200 euro, se non ricordo male, 220 euro. Questo microfono costa, mi sembra, 12 euro, trovate in internet il microfono, il collo di cigno altrettanto, e la parte dietro, poi dopo vi spiego tutto bene, Poi la parte dietro invece ha un amplificatore per le cuffie che costa 100 euro, 109 euro, e infine, vabbè, la ciabatta per l'alimentazione, diciamo, i connettori, insomma, una cosa che non è costosissima per le funzioni che deve fare. Allora, iniziamo a vedere come funziona. Allora, questi quattro connettori sono i connettori che danno la linea ai tally light, cioè, ripeto, a quelle luci che si accendono sopra le telecamere quando la singola telecamera è messa in onda. Quindi sono un cavo che va verso le telecamere. Poi vi faccio vedere magari all'interno come è fatto il circuito, ma è una cosa abbastanza semplice. Qui invece sono riportati tutti gli ingressi verso il mixer audio, perché qui vengono collegati i cavi che provengono dai cameraman, quindi dai microfoni delle camere, vengono inseriti qua dentro. E qui invece viene inserito l'audio proveniente dal mixer audio della trasmissione, in modo che i cameraman possano sentire in cuffia in modo continuo anche l'audio della trasmissione, oltre che le direttive del regista. E questo, dicevo, è il distributore cuffie, amplificatore cuffie. Da qui ci sono delle uscite a jack,
E anche questi sono cavi che vanno verso i cameraman per fare in modo che loro possano sentire gli ordini impartiti dal regista. E qui sotto c'è una ciabatta per dare l'alimentazione anche alle telecamere, quindi ci saranno i cavi che andranno verso le telecamere dando appunto l'alimentazione. Bisogna tenere presente che per questo tipo di lavoro non è necessaria una gran potenza, la corrente che viene utilizzata è di pochissimi ampere, quindi non è necessario avere cavi grandi, prese grosse, eccetera. Quindi questo sistema è assolutamente razionale e funzionale per quello che deve fare. E niente, qui c'è l'ingresso per dare tensione a tutto quanto sotto il suo pulsante. Come funziona il sistema? È abbastanza semplice, quindi vi dicevo, questo per ItaliLight, questo per quanto riguarda l'intercom. Allora, il mixer audio, questo tipo di mixer audio ha la possibilità che ha 8 ingressi mono e 2 ingressi stereo. Io ho fatto in questo modo, ho collegato questo microfono sull'ingresso numero 8 del mixer, mentre invece i primi 4 ingressi o di più se ci dovessero esserci più camere sono utilizzati per ricevere il segnale dai cameraman. È molto semplice, il microfono sull'ingresso 8, questo mixer ha 2 uscite ausiliarie chiamate monitor e FX, una pre-fader e una post-fader. Quindi su questo ingresso 8 io apro l'uscita monitor è collegata con l'ingresso del distributore delle cuffie e quindi poi i cameraman possono sentire tutti gli ordini impartiti dalla regia. Mentre invece in ingresso, vi dicevo, i microfoni dei cameraman sono collegati ai primi 4 ingressi del mixer e quindi si possono sentire o attraverso la cuffia inserita qui, oppure si può utilizzare anche un altoparlante esterno o un sistema esterno. Ecco. Questo è il sistema in soldoni, poi adesso fra un attimo vi farò vedere, magari lo apro, vi faccio vedere il circuito dei ItaliLight perché secondo me potrebbe essere interessante. Ok, ho aperto l'unità del ItaliLight che ho costruito io, è molto semplice, c'è Arduino che opportunamente programmato controlla il tutto. 4 relè per dare il segnale del 12 volt alle camere e questo è l'alimentatore appunto per il 12 volt che trasforma il da 220 alternata in 12 volt continui in modo da dare il segnale alle telecamere. Questa è la presa USB da connettere al computer e al software per la gestione appunto della regia. Poi dopo magari vi faccio vedere come funzionano le luci. E basta, tutto molto, molto semplice, però è modo funzionale. Adesso ho connesso il tutto, vi farò vedere più o meno insomma come funziona. Qua ci sono i quattro box che vanno messi sopra le telecamere. Questo è il software che controlla tutto il sistema. Adesso voi vedete che se io mando in onda la telecamera numero 1, si accende il ItaliLight numero 1, se stacco la 2, va la 2, stacco la 3, stacco la 4 e vedete che tutte funzionano perfettamente ItaliLight. Se stacco una camera che non ha un'immagine, che non ha il ItaliLight connesso, il tutto si spegne. Da notare che se per esempio io passo tra diciamo la camera 1 e la camera 2 attraverso un fade o una transizione, i due ItaliLight rimangono accesi contemporaneamente fino a quando la transizione non è terminata. Vedete, se adesso do il fade, ecco, e questo è quanto. Questo è quanto, niente, qua c'è l'alimentazione per questo giocattolino qua. Ok, a posto. Ciao ciao.